Energie sottili, scienza e approfondimenti dell'invisibile. Il podcast ufficiale del CRES, Centro Ricerche Energie e Sistemi Sottili. Il termine energia sottile è stato diffuso per primo in Italia, mutuandolo dall'inglese subtle energy, da Roberto Zamperini 25 anni fa, durante il suo lunghissimo percorso di ricerca proprio in questo campo, ricerca che poi ha portato alla nascita e allo sviluppo del metodo TEV, tecnica energo-vibrazionale. Ma cosa sono le energie sottili? In TEV definiamo le energie dense, le energie conosciute dalla fisica, l'energia termica, elettrica, magnetica, gravitazionale e così via, e sottili, quelle che almeno per ora sfuggono ad un esame oggettivo se si utilizzano le odierne tecnologie e all'interno dei paradigmi scientifici vigenti, ma che pure sono identificabili soprattutto grazie ai loro effetti positivi o negativi sull'organismo umano e in generale sugli organismi viventi. Ciò vale a dire che l'esistenza delle energie sottili può essere rilevata attraverso l'osservazione dei fenomeni e degli effetti sulle persone, sulle piante e sugli animali, in quanto ancora non esistono strumenti ufficiali riconosciuti, cioè dalla scienza mainstream, che ne valuti la presenza. Eppure, l'energia sottile è nota da tempi immemorabili, di fatto in tutte le tradizioni, in tutte le medicine tradizionali. Il Qi o Qi della medicina tradizionale cinese è alla base di tutte le sue discipline, dall'acupuntura alla dietetica energetica, e pone il Qigong, ovvero il lavoro con o sul Qi, fondamentale per il raggiungimento ed il mantenimento del vitalismo e del benessere. Energie sottili è un sinonimo di prana, un termine proveniente dall'induismo, di mana, proveniente dalla cultura polinesiana, il mai ben degli australiani aborigeni, il ka dell'antica religione egiziana, il daimon degli antichi greci, il silap innua degli inuit, il seid della mitologia nordica, il tao dei cinesi, il kami degli shintoisti, l'etere o la quintessenza degli alchimisti, e infine il concetto stesso di numen, quale forza divina, quale potenza indeterminata dei romani, almeno nella loro fase più arcaica. Secondo la medicina tradizionale indiana, ayurvedica, esistono cinque essenze o energie sottili, dette panchatanmatra, delle quali possiamo ricordare il Sabdatanmatra, l'energia sottile che dà origine al suono, il cui organo di percezione è l'orecchio ed il suo elemento principale è l'etere o Akasha. I romani chiamavano la forza, l'energia, il potere numinoso proprio numen, al plurale numina. In Russia e nei paesi che un tempo erano parte dell'ex URSS, i ricercatori utilizzano prevalentemente la parola bioplasma come moderno sostituto degli antichi e tradizionali prana, chi, chi, che pure ritroviamo ancora nel Reiki, nella pranoterapia. Il termine moderno da noi utilizzato, energia sottile, è sempre più diffuso, soprattutto nei paesi di lingua inglese. Ma cosa sappiamo di queste energie sottili? Ho detto poc'anzi che l'esistenza dell'energia sottile, la natura e il suo comportamento sfuggono al controllo degli strumenti di misura standard. Dobbiamo allora chiederci che fondamento fisico è possibile trovare all'idea della sua esistenza, alla pretesa che essa non solo abbia un impatto notevole sulla nostra salute, ma addirittura possa essere utilizzata per guarire. Si tratta di un'idea confinata a medicine tradizionali antiche e comunque sorpassate, o è possibile trovarvi ancora un fondamento razionale e un'utilità terapeutica? L'agopuntura cinese è forse la tecnica terapeutica più nota tra quelle tradizionali, e nonostante le polemiche che regolarmente i critici e gli scettici le rivolgono, non si può negare che anno dopo anno questa disciplina aumenti la sua fama e i riconoscimenti. Nel 2003 viene pubblicato dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale Sanitaria, un'analisi e un resoconto delle prove cliniche controllate scientificamente sull'agopuntura, e nel 2018 sdogana termini come yin e yang o energia vitale. La medicina tradizionale cinese sarà
A seguito, dopo questo sdoganamento, infatti inserita nel compendio medico globale. Sul giornale La Stampa esce l'articolo "Curarsi con Yin e Yang, l'OMS sdogana la medicina cinese", sottotitolo "Il presidente dell'Associazione Italiana Oncologica Integrata dice: non significa che per patologie gravi possa essere usata al posto dei farmaci, ma può aiutare a diminuirne il dosaggio o a ridurne gli effetti collaterali". Era il 28 settembre 2018. Per tutti gli approfondimenti e gli strumenti relativi al CRES e alla TEV, tecnica energovibrazionale, visita energiesottili.it e cleanergyshop.it.